Allora, ieri abbiamo introdotto le formule di riduzione per gli integrali curvi. Adesso andiamo a fare un po' di esercizi. Allora, cominciamo con un esempio semplice. Allora, prendiamo per esempio questo triangolo di piano. Allora, dobbiamo andare a fare l'integrale doppio. Quando parlo di integrale multiplo, i segni di integrali possono essere o 1, a volte, come in questo caso, per sottolineare il fatto che siamo integrati in due dimensioni, se ne mettono 2. Però in realtà, se io scrivo integrale su t, già significa integrale. Quindi, però tante volte trovate 2 integrali. Integrale doppio su t, mettiamo per esempio facciamo allora x per y quadro in dx, molto semplice. Adesso lo facciamo in tutti e due i modi. Perché due modi? Perché qui abbiamo sostanzialmente due sole possibili forme di riduzione. Le formule di riduzione sono legate sostanzialmente all'ordine rispetto al quale integrate delle varie variabili. Quindi quante sono al massimo n fattoriali? No, se le variabili sono n, quale variabile sono 2? 2 fattoriali fa 2, quindi ci sono solo due possibili forme. Allora, un modo è il seguente. Io devo fare l'integrale tra 0 e 1 in dx dell'integrale tra 0 e 1 meno x in dy e la funzione sta in ordine. Perché devo fare questo integrale? Perché t lo posso scrivere come l'insieme delle x y tali che la x è compresa tra 0 e 1. Vedete? La proiezione sull'asse x viene all'intervallo 0. Se invece per x fissata invece la y deve andare da qua fino a qua, questo è insieme a bandiera, allora qua è il livello 0 e qua è il livello dato da questa funzione. Il grafico di questa funzione è y uguale a 1 meno x e quindi y è compreso tra 0 e 1 meno x. Ok? Oh, allora tenete conto che allora in questo caso è abbastanza semplice perché la y innanzitutto la posso portare fuori perché questa integrale è in dy. No? Quindi la x qui è come se fosse costante, la x varia dopo e quindi io la x la posso portare su la soluzione. Allora, quindi qua cosa mi viene? Integrato a 0 e 1 x una primitiva di y quadro y cubo terzi e questo lo devo valutare tra 0 e 1 meno x e poi tutto quello che viene da integrare in x. Allora, quindi qua mi viene integrale da 0 e 1 di x che moltiplica, vabbè, terzi lo posso portare fuori. Allora, in 0 la y vale 0, in 1 meno x la y vale 1 meno x, che però devo elevare di x. Ok? Oh, qua potete o sviluppare il cubo
oppure vi conviene fare piuttosto un altro discorso, un terzo integrale. Allora faccio la sostituzione 1 meno x uguale t, questo è un piccolo trucco. Per quale motivo? Quando x viene 0 t viene 1, quando x è 1 t viene 0, poi qua mi viene 1 meno t per t al cubo. Però siccome x è uguale a 1 meno t e x è uguale a meno t, e quindi questo rimette a posto gli estremi di integrazione, se vuoi integrare. Ok? Allora a questo punto questo è un terzo integrale tra 0 e 1. Qua è più facile perché ci sono solo due pezzi, quindi avrei avuto ben 4, no? Quindi mi è convenuto fare questo cambiamento variabile, quindi ho t cubo meno t alla quarta, quindi qua meno un terzo, l'integrale di t cubo fa t alla quarta quarti, il quadrato di 0 fa un quarto e l'altro fa un quinto, e quindi un quarto meno un quinto fa un ventesimo, e moltiplicato per un terzo fa un sessantesimo. Ora lo stesso integrale lo posso fare anche, ribadisco qua chi è t, t è questo triangolo qui, lo posso fare anche in modo diverso. Per quale motivo? T è un insieme a bandiera, anche è un insieme normale anche rispetto all'asse y, cioè come posso scrivere t? Qui lo posso scrivere anche come l'insieme delle xy, tali che la y è compresa tra 0 e 1 e la x è compresa tra quanto? Tra 0 e 1 meno x. Perché? Beh, se faccio variare la tra 0 e 1 meno y, faccio variare la x, qua la x vale 0, quando guardo t come l'insieme di tanti segmentini orizzontali, questo segmentino a livello diciamo a livello y si ferma qui, ma qui abbiamo che y è uguale a 1 meno x, altrimenti detto x è uguale a 1 meno y. Quindi la x vale tra 0 e 1 meno x. Quindi come si può andare a scrivere questo integrale qui? Come l'integrale tra 0 e 1 in dy, no? E l'integrale tra 0 in dy, in dy, no? E l'integrale tra 0 e 1 meno y in dx di x per y. Allora stavolta è y che è una costante, lo posso buttare fuori, questo y quadro qua lo posso buttare fuori, quindi questo mi diventa integrale tra 0 e 1 di y quadro, una primitiva di x è x quadro mezzi, quindi qua abbiamo x quadro mezzi valutato tra 1 meno y e 0, e poi tutto quello che viene lo devo integrare di y. Allora vediamo bene che qua mi viene integrale tra 0 e 1 di y quadro mezzi per 1 meno y al quadrato in y, uguale a 1 mezzo integrale tra 0 e 1 di y quadro che moltiplica 1 meno 2y uguale a 1 mezzo integrale di y quadro fa 1 terzo, integrale di meno 2y cubo fa meno 1 mezzo,
l'integrale di y alla quarta fa q con q. Allora, qua abbiamo un mezzo, qui abbiamo i trentesimi, abbiamo 10 meno 15 più 6, qua 10 più 6 fa 16 meno 15 fa 1, un trentesimo per un mezzo viene un sessantesimo. Il risultato, come vedete, viene esattamente lo stesso di prima. Quindi questa è una integrale molto semplice, però giusto per vedere che se io applico una formula di riduzione o l'altra formula di riduzione, ovviamente l'integrale doppio deve essere esattamente lo stesso, non è che possono venire due cose diverse. Andiamo a fare un altro. Lasciamola così, manteniamoci sulle cose piuttosto semplici, poi faremo integrali più complicate. Allora, come si può scrivere questa integrale qui? Allora, come prima di tutto devo descrivere t. Allora, t come lo posso descrivere? L'insieme delle x, y, questa volta il conto lo fate voi. Allora, se lo guardo come insieme a bandiera rispetto all'asse x, come insieme normale rispetto all'asse x, la x è compresa tra? Tra? 0 e 1. Mentre la y è compresa tra? La y è compresa tra? 0. No, no. No, tra 0. Mica è 0 questo. La x è 1. Ok? Quindi io devo fare l'integrale tra 0 e 1 di x, per l'integrale tra x e 1 di e alla y in dy e poi dx. Allora, prima di dire di e alla y e alla y, io devo fare l'integrale tra 0 e 1 x che moltiplica e alla 1 meno e alla x in dx. Allora, questo mi fa e mezzi, perché l'integrale di x tra 0 e 1 fa un mezzo, meno l'integrale tra 0 e 1 di x per e alla x. Allora, come si fa questa integrale? Si fa per parti.
Allora, quindi devo fare e mezzo doppio meno x alla x valutato da 0 e 1, ho integrato e alla x, devo fare più integrale da 0 e 1, la prima idea di alla x è alla x, la derivata di x fa 1, quindi integrale di alla x. Allora, quindi qua mi viene e mezzi, allora in 0 questo vale 0, ma in 1 questo vale e, quindi viene meno e poi l'integrale di e alla x tra 1 e 0 fa e alla x valutato da 1 e 0, quindi qua viene più e meno 1. Questo se ne va. Quindi alla fine mi viene e mezzi. Sì, ho fatto bene. Tra l'altro, a questo punto, se lo vogliamo fare nell'altro modo, ci serve anche per controllo, no? Allora, per farlo nell'altro modo dobbiamo descrivere il nostro insieme T come l'insieme dell'xy, tali che y è compreso tra 0 e 1 e la x voglio guardare il mio insieme come insieme di segmentini orizzontali, quindi questi segmentini li trovo per ogni y compreso tra 0 e 1, ma fissato la y varia tra che cosa? Da qua fino a qua, e cioè tra 0 e y. Quindi attenzione che mentre qui era x compreso tra 0 e 1, y compreso tra x e 1, qua diventa y compreso tra 0 e 1, x compreso tra 0 e y. Quindi attenzione che quando si va a cambiare la descrizione si mette prima una variabile e poi l'altra, le cose possono cambiare in maniera significativa. Questo è, tra l'altro, questo tipo di problema lo trovate tale e quale quando sta un esercizio di informatica, quando andate a fare la somma. Se io faccio la somma per j che va da 1 a n e per h che va per j che va da 0 a n e per h che va da 0 a j, quando vado a invertire la somma devo avere la somma per h che va da 0 a n e per j che va da h a n. Per quale motivo? Perché la condizione che avevo messo prima è che j fosse maggiore di h o che h fosse minore di j. Quindi quando la metti in un modo h va da 0 a j, quando la vai a vedere nell'altro modo j va da h a n, che deve essere sempre j maggiore di h. Quindi esattamente la stessa cosa. Comunque noi ci preoccupiamo dell'integrazione, quindi il nostro integrale, questo stesso integrale qui, cosa diventa? Diventa l'integrale tra 0 e 1 in dy dell'integrale tra 0 e y in dx dx per e alla y. Allora e alla y passa fuori in questo caso, quindi viene l'integrale tra 0 e 1 di e alla y per l'integrale di x che fa y che fa y quadro mezzo, ok? Che l'integrale di x fa y quadro mezzi, x quadro mezzi valutato da y e 0 fa y quadro mezzi. Allora adesso cosa mi viene? Mi viene un mezzo, poi devo fare l'integrale per parti,
se da un quadro per e alla y valutato tra 1 e 0 meno integrale 1/2 per integrale da 0 e 1 di 2y e alla y di y. Allora, innanzitutto qua mi viene in 0 questo fa 0, in 1 questo fa 1/2 e alla 1 fa e. Poi qua mi viene meno, 2 e 2 si semplifica, y e alla y valutato da 0 e 1 più l'integrale da 0 e 1 di e alla y. Ok, allora qua mi viene 1/2 e meno e, perché questo in 1 viene e, e in 0 viene 0, e poi viene quest'altro integrale, integrale di alla y fa e alla y valutato tra 1 e 0 fa più e meno 1. La vedete che viene esattamente il tuo stesso risultato. Ok? Andiamo a fare un altro. Mi piacciono i triangoli, facciamo sempre su un triangolo. Speculato un granché. Su cosa avreste potuto speculare? Erano integrali semplici, si facevano rapidamente e uno o così o con mi è uguale. Anzi, lo faccio in tutti e due i modi, così controllo e il risultato sia giusto. Però teoricamente su cosa si poteva speculare? Beh, se lo faccio in un modo ci vogliono 5 minuti, se lo faccio in un altro modo ci vogliono 6 ore, magari c'è uno dei due modi che diventa più agevole. Andiamo a vedere se è sempre equivalente farlo in tutti e due modi. Andiamo a fare, prendiamo quest'altro triangolo qui. Allora, come si descrive stavolta il triangolo? T è l'insieme dell'xy tali che x è compreso tra 0 e 1 e la y è compresa tra 0 e x. Se scrivo uno sotto l'altro così risparmio il spazio. Andiamo a fare l'integrale doppio esteso a t della funzione scusate, y preso da 0, sì. Della funzione e alla meno x quadro di x. Questo è l'integrale 1. Io non amo mettere due integrali, tre integrali, sei integrali, perché il fatto che questo sia un integrale doppio, è automatico il fatto che questo è un insieme di R2 e qua c'è degli stessi. Ok? Allora, come si può fare questo integrale? Si può fare così. Devo fare l'integrale tra 0 e 1 dell'integrale tra 0 e x di e alla meno x quadro in dy e tutto quello che viene poi viene integrato in dy. Allora, questa è una costante e passa fuori. L'integrale tra 0 e x di 1 in dy fa x, quindi qua mi viene integrale tra 0 e 1 di x per e alla meno x quadro in dy. Ok. Allora,
fatemi scrivere un mezzo per 2, moltiplico e divido per 2 così tanto rimane uguale. Allora adesso faccio la sostituzione, x quadro uguale t, x quadro uguale t, a qua viene un mezzo integrale, quando x vale 0 x quadro vale 0, quando x vale 1 x quadro, cioè t vale sempre 1, e quindi qua mi viene e alla meno t, perché questa era in x, perché se t è uguale a x quadro, dt è 2x dx. Ok? Integrante y l'avevo già fatto, no? Era rimasto quello in x. E qua c'è il proprio. Quindi questo mi viene meno un mezzo e alla meno t valutato tra 1 e 0. Quindi quanto mi viene? Mi viene meno un mezzo che moltiplica 1 su e meno 1. Se ci metto 1 qua viene e alla meno 1 che fa 1 su e, se ci metto 0 viene e. Quindi qua mi viene un mezzo che moltiplica 1 meno 1 su e, cambiando, portando il meno fuori, semplificando. Quindi questo è il risultato dell'integrale. Allora uno dice vabbè, facciamolo pure nell'altro modo per andare a controllare. Allora innanzitutto questa integrale nell'altro modo, come si, innanzitutto descriviamo t. Chi è t? T è l'insieme delle x y tali che la y è compresa tra 0 e 1 anche, e la x è compresa tra y e 1, esattamente simile al problema precedente. Ok? Quindi stavolta devo fare questo stesso integrale, mi diventa l'integrale tra 0 e 1 in dy di che cosa? Dell'integrale tra y e 1 in dx di e alla meno x quadro. E però c'è un problema qua. La conoscete voi la primitiva di e alla meno x quadro? Io no. Cioè ci sta, perché questa è una funzione continua, la primitiva ce l'ha. Però sappiamo bene che questa funzione, le primitive non sono, non si possono esprimere per mezzo di funzione. E quindi questa integrale non parte proprio. Allora, si potrebbe fare questa integrale in un altro modo? Si può fare qualcosa. Come si può fare? Allora, lo riscrivo qua, mi serve spazio. Non è una cosa corta. Allora. Quindi che abbiamo qua? Dobbiamo fare, per la prima andiamo a fare l'integrale di x, l'integrale tra y e 1 di e alla meno x quadro in dx. Allora chi è alla meno x quadro? Io so la x varia tra y e 1, quindi varia in un limitato, y è comunque maggiore o uguale a 0, quindi varia comunque, sta compreso da 0 e 1. Però io so che questo qui è la somma
di una serie di potenze. Quale serie? Questa è somma per n che va da 0 a infinito di meno x quadro alla n fratto n fattoriale. Quindi questa è la serie esponenziale, basta mettere meno x quadro al posto di t. E alla t somma di t alla n su n. E allora andiamo a sostituire. Faccio qua sotto, quindi qua viene integrale tra y e 1 di somma per n che va da 0 a più infinito di meno 1 alla n x alla 2n fratto n fattoriale in dx. Allora, questa convergenza com'è? Totale. Perché totale? Perché stiamo sul limitato, la serie dell'esponenziale sul limitato converge totalmente. Se è totale, anche con le nostre limitate capacità, sappiamo che la somma della serie passa fuori, perché se è totale è anche uniforme, e questo ci bastava. Quindi qua questo diventa somma per n che va da 0 a più infinito dell'integrale tra y e 1 di meno 1 alla n, anche questo lo posso portare fuori, anche n fattoriale posso portare fuori, e qua ci rimane x alla 2n in dx. Allora, qual è la primitiva di x alla 2n? Chi è? X alla 2n più 1 fratto 2n più 1. Però lo devo valutare in 1 e poi lo devo valutare anche in x. Dentro. Poi io tutta questa roba qui cosa devo fare? La devo integrare tra 0 e 1 in dy. Allora questa la chiamiamo g di y. Andiamo a fare integrare tra 0 e 1 di g di y in dy. Quanto fa? Beh, la prima serie, queste sono due serie. La prima serie è una costante. Se è una costante, integrata tra 0 e 1 viene la stessa costante. Quindi questa mi rimane tale quale. Sommatoria per n che va da 0 a più infinito di meno 1 alla n fratto n fattoriale per 2n. Poi viene meno, anche qui, la serie in y converge totalmente perché avete n fattoriale qua sotto, y vale tra 0 e 1. Qua viene sommatoria per n che va da 0 a più infinito di meno 1 alla n su n fattoriale per 2n più 1, e poi qua devo fare l'integrale tra 0 e 1 di y alla 2n più 1. E quando fa questa integrale? Fa 1, scusate, fa 1 sì, su 2n più 2. Okay, la primitiva è y a 2n più 2 fratto 2n più 2. Quindi qua mi viene somma per n che va da 0 a infinito meno 1 alla n fratto n fattoriale per 2n più 1 meno somma per n che va da 0 a infinito meno 1 alla n fratto n fattoriale per 2n più 1 per 2n. Allora io so che la somma delle somme di queste due serie deve fare un mezzo per
Ora non sono in grado di dirvi se una delle due vale un pezzo, una delle due, cioè la somma di questi due fa la somma di questi due. Per verificare ulteriormente quanto fa ciascuna delle somme delle due serie dovremmo perdere tempo, non ci voglio perdere tempo. È chiaro? Però sappiamo che queste sono due serie sommabili. La loro le loro somme, la somma delle loro somme deve fare questa. Se ci veniva una somma sola, questa, oddio, possiamo ricondurla a una somma unica, eh? Allora, riconduciamo, facciamo 1 su 2n più 1, meno 1 su 2n più 1, 1 su 2n più 2. E... però, diciamo, non è una serie particolarmente significativa. Sappiamo che una somma di una certa serie fa quel numero là. Però, come vedete, in questo caso, abbiamo ottenuto degli interessanti effetti collaterali dal fatto che ci sono le due forme di riduzione diverse. Un effetto collaterale è che uno farlo in un modo ci mettevi 3 minuti, farlo in un altro modo no. Non si fa proprio esplicitamente. Oppure si deve fare per serie. Quindi abbiamo visto che le serie servono. Per esempio a che cosa? A fare integrali. Perché mettiamo che non si poteva fare in nessuno dei due modi se non per serie, e in quel caso te lo fai per serie, perché mettiamo che noi non lo sapevamo fare nell'altro modo, no? Lo dovevamo fare per forza in questo modo qua, e alla fine anche se eravamo arrivati a una somma di due serie, alla somma di due serie, beh, non è un risultato da disprezzare, perché tu queste serie le metti dentro un computer, quello te le calcola approssimativamente, quindi puoi calcolare il valore approssimato abbastanza in maniera precisa, no? Quindi non è detto che tutti gli integrali si debbano fare in maniera esplicita, può essere pure che qualche integrale per esempio si faccia per serie. Ok? Poi rimane sempre il vecchio metodo di delle funzioni maggioranti e delle funzioni minoranti. Se io ho una funzione maggiorante che vale 1, so che l'integrale è minore dell'integrale di 1. Se è una funzione minorante, capito? Esistono sempre tanti modi per dire più o meno quanto fa un integrale, o quantomeno per dire quanto non fa. No, perché con, per esempio con una funzione maggiorante e una funzione minorante io stabilisco un intervallo all'interno del quale deve stare l'integrale. Chiaro? In questo caso, siccome in un caso, diciamo, facendone un modo il risultato veniva esplicitamente era preciso, facendo un altro modo viene una serie, e tu sai che la somma di quella serie è uguale a quel risultato, e quindi hai ricavato per esempio che una certa serie fa un certo valore, no? Quindi anche questo è una cosa di cui tenere conto. Andiamo a fare un altro. Allora, vi faccio un esercizio di probabilità. Così. Voi sapete che la densità
di una gaussiana è 1 su sigma radice di 2 pi greco per e alla meno x meno mu al quadrato fratto 2 sigma quadro. Ok? Allora, il fatto che questa sia la densità presuppone che l'integrale di quella funzione tra meno infinito e più infinito faccia 1. Allora, prima di tutto un piccolo trucco che io sappia non c'è su, praticamente su nessun libro. Normalmente sui libri trovate radice di 2 pi greco per sigma. Sigma radice di 2 pi greco. Perché se no dopo un po' la sigma va sotto la radice o va fuori dalla radice. È chiaro che se ci rifletti un attimo la sigma va fuori della radice, però se lo scrivi così non sbagli, non puoi sbagliare. Allora, evitare di avere la possibilità di sbagliare è una cosa che dovrebbe illuminare le vostre menti. Ah, questa è una funzione di una variabile, chiamiamola f di x. Ah, quando devo fare, quindi cioè, che c'entra con l'integrale di 2? Cominciamo intanto a fare l'integrale di f di x in dx tra meno infinito e più infinito. Allora, questa è l'integrale da meno infinito a più infinito di 1 su x radice di 2 pi greco per e alla meno x meno mu al quadrato fratto 2 sigma 4 x. Pongo t uguale x meno mu fratto sigma radical 2. Okay. Quindi qua cosa mi viene? Mi viene chi è dt? Dt uguale dx su sigma radical 2, che ci sta sigma radical 2, ci sta però anche una radice di pi greco. Quindi questo mi viene radice di pi greco, 1 su radice di pi greco porto fuori, integrato da meno infinito più infinito d alla meno pi quadro. Allora, questo fa 1 se e solo se integrato da meno infinito più infinito di alla meno x quadro di x è uguale alla radica. Ok, quindi abbiamo innanzitutto, questo è un esercizio di analisi, abbiamo fatto questo integrale, fa 1 se riusciamo a dimostrare che questo integrale fa. Come lo vogliamo fare questo integrale? Lo possiamo fare per serie? No. No. Perché il problema, anche se andiamo a scrivere la serie, l'integrale di x alla 2n tra mettiamo pure questa funzione pari, lo fate due volte l'integrale tra 0 e più infinito. L'integrale tra 0 e più infinito di x alla 2n fa infinito. Cioè, qua lo puoi fare tra meno m ed n, e poi devi fare il limite e poi vedere se viene la radice pi greco. Non è così facile fare questa dimostrazione. Puoi vedere che si avvicina, però numericamente. Comunque, un'altra cosa che usai, diciamo che bisogna calcolare di questa, è la media e la varianza. Allora, la media è mu e la varianza è sigma 4, se no non scrivevamo quelle due lettere. Che la media sia mu è banale. Perché è banale? Perché questa funzione qua ha un asse di simmetria. Se io vado a fare l'integrale da meno infinito a più infinito di x f di x in dx,
Allora questa qui, è sommabile, non è, questa qua non ha, problemi, anche se fate l'integrale in senso generalizzato, l'integrale di questa esiste, questa scende talmente velocemente a zero. Come la posso scrivere questa integrale qua? Mi integrale da meno infinito e più infinito x meno mu per f di x in dx più mu integrale da meno infinito e più infinito di f di x in dx. Allora, questo fa 0 per quale motivo? Perché stavolta la funzione in x meno mu diventa dispari, no? Questa qua è, se ponete x meno mu uguale t, la riviene a alla meno t quadro, una funzione pari di t, qua ci sta la t davanti, diventa dispari, integrata da meno infinito e più infinito, questa funzione fa 0. Ma qua rimane quest'altra funzione, questa è il mu per l'integrale di f, l'integrale di f faceva 1, sempre se riusciamo a dimostrare che con l'integrale fa i lati doppi greco, quindi questo fa un, quindi questa, il discorso che la media faccia mu è banale. Più interessante è il discorso di calcolare la varianza. Okay. Per calcolare la varianza io cosa devo fare? Io devo fare l'integrale da meno infinito e più infinito di x meno la media al quadrato per f di x di x, cioè l'integrale da meno infinito e più infinito di x meno mu al quadrato fra radica 2π greco e alla meno x meno mu al quadrato tanto 2 prima 4 e x. Allora, come al solito pongo x meno mu fratto la stessa posizione di prima, no? Pongo t uguale x meno mu fratto sigma radical 2. Allora qua mi viene sigma radical 2 su radical di greco per integrare da meno infinito più infinito di t quadro, perché vedete quando faccio t quadro un sigma radical 2 ce l'ho, ma un altro mi manca. Quindi t quadro c'ha 2 sigma quadro qua e quindi devo mettere un sigma radical 2 qua. Per e alla meno t quadro in dt. Scusate, 2 sigma quadro. Perché? Perché poi quando vado a prendere dt c'è un altro sigma radical 2 e quindi 2 sigma. Questo qua è uguale a 2 sigma quadro t quadro. Sigma radical 2 dx era uguale a dt e alla meno t quadro. Adesso cosa devo fare? Devo integrare il parti. Allora, questo 2 lo metto dentro intanto. Questo lo posso scrivere per, come t per 2t per questo qua. Allora qua scrivo sigma quadro su radica t greco, la primitiva di 2t alla meno t quadro è e alla meno t quadro, questo fa 0 perché alla meno t quadro fa 0 sia di qua che di là. Poi mi viene meno qua c'è meno, quindi qua c'è più sigma quadro su radical pi greco per integrare da meno infinito e più infinito, qua viene alla meno t quadro e qua devo fare la derivata di t che fa 1. Ma siccome questo integrale qua è sempre lo stesso di prima e sperabilmente andiamo a dimostrare che questo integrale fa radical pi greco, si semplifica con radical pi greco, quindi tutta questa, questo ambaradan
dipende dal fatto che quell'integrale faccia radice di pi greco. Cioè, ma come facciamo a dimostrare che quell'integrale fa radice di pi greco? Non avendo una primitiva di e alla meno x quadro o di e alla meno t quadro, si fa grazie agli integrali 2. Però ci serve il cambiamento di variabile in coordinate polari. Allora, adesso abbiamo solo 5 minuti, quindi vi faccio l'integrale. E così introduco quelle che si chiamano le coordinate polari. Poi vi spiegherò perché a un certo punto nel cambiamento di variabili ci devo mettere una certa quantità. Quella quantità è esattamente il determinante variabile. Allora, il discorso è: io devo fare questa integrale qua, ok? Allora, suppongo che questo faccia lambda, che poi dobbiamo vedere che è radica pi. Allora, se lo scrivo così, sempre lambda fa, che cambiare il nome alla variabile non è che cambia il valore di sera. Quindi, se io scrivo così, questo fa lambda per lambda, cioè lambda quadro. Ma questo può essere visto come un integrale iterato, perché questo qua, che è una costante rispetto a x, lo posso portare tanto fuori tanto dentro, quindi a quel punto lo posso vedere come un integrale iterato. Cioè, cosa posso vedere? Come integrale tra meno infinito e più infinito, porto dentro quello nella x, quindi qua ci lascio il dx dell'integrale tra meno infinito e più infinito e y, qua ci metto e alla meno x quadro per e alla meno. Se lo scrivo così, portando fuori e alla meno x quadro, poi facendo, considerando che questo integrale è una costante, lo riporto fuori e ottengo esattamente questo. Quindi la moltiplicazione di quei due integrali è uguale all'integrale iterato più uguale all'integrale iterato. Ora però, questa quantità qua è anche uguale a e alla meno x quadro più y quadro. Parentesi. Quindi io cosa devo fare? Devo fare l'integrale su punto R2 di e alla meno x quadro più y quadro in dx. Questo devo fare. Allora, cioè, questa integrale, vabbè, siamo sempre là, la primitiva non la so. Però, chi è R2? Un punto di R2 di coordinate xy, no? Si può identificare anche con la distanza dall'origine rho, che è uguale alla radice di x quadro più y quadro, e teta, che vabbè, facciamo prima scrivere le relazioni al contrario, perché quelle valgono sempre, queste valgono solo nel primo quadrante. Avete x uguale rho cos theta, y uguale rho sin theta. Oh, però per spazzare tutte le due, rho è la distanza dall'origine, theta è l'angolo. Questo lo conoscete, l'abbiamo visto dai numeri complessi, eccetera. Allora, cosa possiamo dire però? Che R2 è l'insieme delle xy, tali che rho, se faccio vedere x e y, x vada meno infinito a infinito, y vada più infinito, meno infinito a più infinito.
Invece la, la ROD tra dove deve variare? ROD è la distanza dallo? 0. Lo 0 e più infinito. E teta? Da 0. No, pi greco. 2 pi greco. Anzi, mettiamola così. Ci manca un punto, ci manca l'origine. Anzi, se qua ci mettete maggiore anche qua, ci mancherà una linea, una semiretta, però in compenso gli insiemi sono aperti. E quella semiretta ha area nulla, che è una linea, quindi ha area nulla. Anche secondo... secondo Riemann non è limitata, però non c'è area, andate a fare integrale in qualunque cosa. Comunque, fatto sta, sì, dovremmo fare gli integrali impropri, eccetera. Ok, allora questo integrale qua come lo posso descrivere? Se io voglio cambiare la descrizione del mio insieme, devo scrivere integrale tra 0 e più infinito in del ρ dell'integrale tra 0 e 2π greco in del ρ. Oh, fate attenzione che anche qui avrò questo qua che è tutto R2, qua diventa una striscia. Ρ varia tra 0 e più infinito e θ varia tra 0 e 2π greco. Quindi se scambio l'ordine di integrazione mi verrà 0 più infinito fuori, 0 più pi greco dentro, perché una striscia è come se fosse un rettangolo infinito, quindi non ci sono particolari problemi nel fare integrali in un ordine piuttosto che nell'altro. Ma quello che è interessante è quello che devo mettere dentro. Allora sicuramente qua dentro ci devo mettere e alla meno x quadro più y quadro, ma x quadro più y quadro fa rho quadro, quindi qua ci devo mettere e alla meno rho quadro, però qua ci devo aggiungere qualcosa. Allora, per farvi capire che ci devo aggiungere qualcosa, prendete il cerchio di raggio 1. Allora, volete integrare su questo cerchio di raggio 1 la funzione 1. Allora, noi abbiamo visto già che quell'integrale deve fare l'area del cerchio che deve fare, l'abbiamo calcolato ieri, pi greco R qua. Quando vado a cambiare, quindi la funzione è diversa, non è questa qui. Se però vado a cambiare in coordinate volari, devo fare integrale tra 0 e 2 pi greco, integrale tra 0 e 1, perché in quel caso ρ varia tra 0 e 1, interrode teta, se ci metto 1, mi viene 2 pi greco per 1. Invece l'area del cerchio di raggio 1 è pi greco per 1. Mi trovo col doppio. Allora, che cosa ci devo mettere là? Perché mi trovo col doppio? Perché io quando faccio diventare questo cerchio, lo faccio diventare una striscia, ρ varia tra 0 e 1 e θ varia tra 0 e 2 pi greco, vedete che, vabbè, 0 e 2 pi greco, questo è 1, 2 pi greco è 6, quindi la striscia è parecchio lunga, insomma l'area era doppia. Allora ci devo mettere qualcosa che compensi il fatto che quando vado a fare questa modifica l'area cambia. Allora chi è questo fatto? Adesso poi la giustificazione la facciamo dopo e poi comunque non la dimostreremo se non in casi particolarissimi. Cosa si deve fare? Si deve fare, tu stai cambiando coordinate x uguale ρ cos teta e y uguale ρ sin teta. Allora, che cosa vuol dire cambiare coordinate? Avere una funzione da R2 in R2. Una funzione da R2 in R2 ha lo jacobiano che è una matrice 2x2.
Andiamo a fare lo jacobiano di questo cambiamento di coordinate. Chi è lo jacobiano? Allora, dobbiamo prendere per esempio la prima funzione e derivarla rispetto a rho rispetto a teta. Quindi abbiamo cos teta e poi abbiamo meno rho. Questo è il gradiente della prima funzione. Poi abbiamo sen teta e poi abbiamo rho. Questo lo voglio. Allora qua che cosa ci devo andare a mettere? Ci devo andare a mettere il determinante di questo jacobiano, ma neanche il determinante, il valore assoluto del determinante. Il determinante si può fare perché la matrice è quadrata. Quando fa il determinante? Rho cos quadro più rho sin quadro fa rho. Allora qua ci devo mettere esattamente rho. Perché fa lo spiego? Allora successivo. Allora innanzitutto andiamo a vedere se andava bene col cerchio. Quando, se io faccio l'integrale sul cerchio di raggio 1 della funzione 1, mi viene pi greco pi greco. Quando cambio in coordinate polari, devo fare l'integrale da 0 a 1, l'integrale da 0 a 2 pi greco, se invece di 1 ci metto rho, l'integrale di rho da 0 a 1 non fa 1, ma fa un mezzo per 2 pi greco fa pi greco, vedete che torna. Se lo fate con un cerchio di raggio r, vedete che torna uguale. Perché dovete integrare rho tra 0 ad r viene r quadro mezzi per 2 pi greco fa pi greco r quadro e vedete che funziona perfettamente. Allora se la cosa è giusta vedete che magicamente qua vabbè c'è un integrale che vale 2 pi greco perché cioè tutta questa roba qua no è una costante, io la porto fuori, integrale da 0 a 2 pi greco in teta fa 2 pi greco. E quanto fa questo integrale qua? Questo integrale, la primitiva di questa funzione qua è meno un mezzo e alla meno rho quadro valutato tra più infinito e 0. No, perché se io derivo questo mi viene meno 2 rho, 2 e 2 si semplifica e meno diventa più. Quindi stavolta la, perché si fa la primitiva? Perché è comparso questo rho. Quindi stavolta la primitiva si riesce. Allora a più infinito qua mi viene a alla meno infinito che va a 0, a 0 qua mi viene a alla 0 che fa 1, meno un mezzo per 2 pi greco fa meno pi greco, con meno davanti questo integrale fa pi greco. Ma chi era pi greco? Pi greco era lambda 4. Allora se pi greco è uguale a lambda 4, lambda che è positivo deve essere uguale alla radice quadrata di pi greco. Quindi avete visto che anche se io non riesco a scrivere esplicitamente per mezzo di funzioni elementari una primitiva di r meno x quadro, ciò nonostante riesco facilmente a calcolare, grazie agli integrali doppi e al cambiamento di variabile in coordinate polari, si riesce a calcolare una specie di mezzo miracolo, questo integrale di alla meno x quadro tra meno infinito e più infinito. Quindi la primitiva non lo so, però so che quell'integrale fa radicalmente e quindi quello che vi ha detto il professore di probabilità è corretto.